Me ne vado, disse. Quello che vi lascio è tutto quello che mi porto via. Statemi sani. Abbiate cura di voi, più di quanta di me non ne ho avuta io. Me ne vado dove, da tempo, già se n'è andato Dio. Salve a tutti, i frequentatori della Biblioteca di Besnate e a tutti gli amanti della poesia, perché oggi parleremo di Giorgio Caproni. Parleremo, nel senso che ne parlerò un po' io, e poi mi seguirà Giulia Provasori con la lettura di alcune poesie. Giulia Provasori, che saluto e le faccio gli auguri per il suo lavoro, perché lei appartiene alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, che con i musicisti dal vivo sono tra le categorie più colpite nella stagione del coronavirus. Auguri a lei e un ringraziamento per la sua partecipazione. Oggi parliamo di Giorgio Caproni. Mi è venuto in mente di parlare di Caproni perché è una delle immagini più forti che ci lasciamo alle spalle, ma che abbiamo anche di fronte a noi per sempre, cioè nel periodo del coronavirus, e cioè i funerali, i camion pieni di bare, i funerali disertati. Mi hanno ricordato una famosa cartolina di Andrea Barbato, che era un bravissimo giornalista e la cui rubrica si chiamava Cartolina. E una cartolina di Andrea Barbato era dedicata ai funerali di Giorgio Caproni. Quanti se ne sono andati? Quanti? Che cosa resta? Nemmeno il soffio. Nemmeno il graffio di rancore o il morso della presenza. Tutti se ne sono andati senza lasciare traccia, come non lascia traccia il vento sul marmo dove passa, come non lascia orma l'ombra sul marciapiede. Tutti scomparsi in un polverio confuso d'occhi, un brusio di voci afone, quasi di foglie controfiato dietro i vetri, foglie che solo il cuore vede e cui la mente non crede. E in prima serata, a bei tempi, Andrea Barbato denunciava il fatto che ai funerali di questo grandissimo poeta italiano, ai tempi era probabilmente il più grande poeta vivente, ai funerali di questo grandissimo poeta italiano ed europeo, questi funerali erano stati disertati da qualunque presenza ufficiale, e quindi le autorità pubbliche avevano completamente lasciato a se stesso nell'ultimo momento questo grandissimo poeta. Il primo emblema era questo. Il secondo è che se andate a Genova, in Piazza Bandiera, vicino al porto, c'è una scultura, una famosa scultura abbastanza unica in Italia, di Enea. Enea che tiene sulle spalle il padre Anchise e per mano il figlio Ascanio, Iulo Ascanio, nella posa più icastica di Enea, che è l'eroe della pietas, e quindi della capacità umana di accogliere e sostenere l'altro, quindi sostenere il passato, che è Anchise, e allo stesso momento di accompagnare per mano il futuro, che è Ascanio. Portami con te lontano, lontano, nel tuo futuro. Diventa mio padre, portami per la mano, dov'è diretto, sicuro, il tuo passo d'Irlanda, l'arpa del tuo profilo biondo, alto, già più di me che inclino già verso l'erba. Serba di me questo ricordo vano che scrivo mentre la mano mi trema. Rema con me negli occhi al largo del tuo futuro, mentre odo, non odio, abbrunato, il sordo battito del tamburo che rulla come il mio cuore, in nome di nulla, la dedizione. Oltre a ciò, Enea è l'eroe errante, e l'erranza è uno dei temi della poesia. Torniamo a Giorgio Caproni, nella cui poesia accompagnano spesso il tema del viaggio iniziatico, i treni, gli ascensori urbani della sua Genova.
Ora, Checca Proni, per quanto riguarda la sua vita privata, egli nasce a Livorno nel 1912 e muore a Roma il 22 gennaio del 1990. Di pubblico in questa sua esistenza c'è soltanto la sua esperienza di partigiano in Valtrebbia. Il resto della sua vita è è un'esistenza claustrale, tutta dedicata la mattina al suo insegnamento alle scuole elementari e il pomeriggio dedicato alla poesia, all'attività di consulente editoriale critico e di grande traduttore, grandissimo traduttore. Pensate che è di Caproni la traduzione dell'ultimo volume della Recherche di Proust, quindi Il tempo ritrovato, nella grande traduzione Einaudi, o anche di Céline, Morte a credito, quindi dai nomi che avete sentito è stato un grandissimo traduttore dal francese. Invece questa è la sua vita privata, quindi molto claustrale, come ho detto, un'esistenza molto privata, lontano dagli inutili riflettori della cronaca per i poeti. La sua vita di poeta invece, per essere molto sintetici, la sua poesia è estranea alla dicotomia che ha attraversato il Novecento italiano, della contrapposizione tra il grande stile dell'ermetismo e l'avanguardia. Ma come Saba, il suo amato Saba, appartiene a una costellazione che si può chiamare la costellazione del sublime domestico, una poesia che non è oscura, no? Intransitiva, come si suol dire, ma è tutta attenta, dedita alle occasioni della più comune quotidianità dell'esperienza umana. Freschi come i bicchieri furono i suoi pensieri. Per lei torni in onore la rima in cuore e amore. Le sue opere sono state raccolte qui negli elefanti della Garzanti, ma anche in un meridiano Mondadori. Le sue raccolte sono Il passaggio d'Enea, Il seme del piangere, Il congedo del viaggiatore cerimonioso, Il muro della terra, Il franco cacciatore, Il conte di Kevin Müller, oltre all'ultima opera, questa, Res Amissa a cura del grande filosofo Giorgio Agamben, è postuma quest'opera. Giovanni Raboni, che ne ha parlato, sostiene che i temi della sua poesia sono sostanzialmente tre: il tema della città, il tema della madre e il tema del viaggio. Perché dopo aver abbandonato Livorno, si trasferisce a 10 anni a Genova. Livorno resterà per sempre legato alla figura, meravigliosa figura della madre Anna Picchi. Si trasferisce a Genova, che diventerà la sua città, e è un po' l'oggetto del suo primo innamoramento, che sarà prima un innamoramento in presenza finché lui resterà a Genova, poi sarà un amore da lontano, come i vecchi troubadour, quando Caproni si trasferirà per lavoro a Roma. Sarà anche vicino di Pierpaolo Pasolini, a Monteverde. Il secondo tema, quindi il primo tema è il tema della città con al centro Genova. Il secondo tema è il tema della madre, l'amore per la madre, che è sempre un amore rimpianto, un rimpianto risultato anche dal fatto della distanza della morte. Quando rincontrerà nella sua poesia, invito tutti a leggere le sue poesie per Annina, per Anna Picchi, si recherà alla si ricorderà una madre giovane innamorata in bicicletta, e questo suo viaggio sarà un viaggio nello spazio e nel tempo. Anima mia leggera, va a Livorno, ti prego, e con la tua candela timida, di notte tempo fa un giro, e se n'hai il tempo, perlustra e scruta, e scrivi se per caso Anna Picchi è ancora viva tra i vivi. Proprio quest'oggi torno deluso da Livorno, ma tu, tanto più netta di me, la camicetta ricorderai e il rubino di sangue sul serpentino d'oro che lei portava sul petto dove s'appannava. Anima mia, sii brava
e vai in cerca di lei. Tu sai cosa darei se la incontrassi per strada. Il terzo grande tema della poesia di Caproni è il tema del viaggio. Poesie quali il congedo del viaggiatore cerimonioso, le stanze della funicolare, l'ascensore di Castelletto, sono tutte poesie, testi che fanno riferimento a questo grande tema. Quando andrò in paradiso, non voglio che una campana lunga sappia di tegola, all'alba, d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso d'andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse di bocca, dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare fra le mie ciglia e forse, forse, sul belvedere, dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaglia aizzata, fra le leggiadre giovani in libera uscita, con cipria e odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci sul mare. Staremo alla ringhiera di ferro. Saremo soli e fidanzati, come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini, al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera, nel buio che la assottiglia, dicendo «Giorgio, oh mio Giorgio, caro, tu hai una famiglia». E io dovrò ridiscendere, forse tornare a Roma. Dovrò tornare a attendere, forse, che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi. E al fine, dovrò riporre la penna, chiudere la cantera. «È festa!» dire a Rina e al maschio e alla mia bambina. E il cuore lo avrò di cenere, udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno dell'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno, pel paradiso io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ruberò anche una rosa, che poi, dolce mia sposa, ti muterò in veleno, lasciandoti a pian terreno, mite, per dirmi «Ciao, scrivimi qualche volta». Mentre, chiusa la porta e allentatosi il freno, un brivido il vetro ha scosso. E allora sarò commosso, fino a rompermi il cuore. Io sentirò crollare sui tegoli le mie più amare lacrime e dirò «Chi suona? Chi suona questa campana d'acqua che lava altra acqua piovana e non mi perdona?» E mentre stando a terreno, mite, tu dirai «Ciao, scrivi», ancora scuotendo il freno un poco i vetri, tra i vivi viva col tuo fazzoletto, timida a sospirare, io ti vedrò restare sola sopra la terra, proprio come il giorno stesso che ti lasciai per la guerra. Giovanni Raboni dice inoltre che tutti questi tre temi però hanno in comune un denominatore, che è quello dell'esilio. Esilio dallo spazio nella città, l'esilio del tempo che è ormai passato nel tema della madre e l'esilio dalla vera vita che è il viaggio. Tutta questa sua grande poesia è una poesia in cui è fortissimo il connubio tra una intrinseca gusto musicale, e quindi musicalità vuol dire metrica e vuol dire attenzione alla rima, e racconto. Per lei voglio rime chiare, usuali, in are, rime magari vietate, ma aperte, ventilate, rime coi suoni fini di mare dei suoi orecchini, o che abbiano coralline
le tinte delle sue collanine. Rime che a distanza, Annina era così schietta, conservino l'eleganza povera ma altrettanto netta. Rime che non siano labili, anche se orecchiabili. Rime non crepuscolari, ma verdi, elementari. Quindi le sue poesie hanno una fortissima identità, sono subito identificabili nel grande panorama della poesia italiana del Novecento. Quindi il mio è un invito a riscoprirlo come grande poeta, qual è stato, e a sentire le poesie che ci leggerà Giulia. Buon ascolto. Tutti riceviamo un dono, poi non ricordiamo più né da chi né che sia. Soltanto ne conserviamo, pungente e senza condono, la spina della nostalgia.